Questo sarà il nostro primo video di collaborazione, ovvero Gianart ASMR e Mister Discret ASMR. Buona visione e buon ascolto. Questo è il libro di ricette da cucinare. Mr. Discret abbiamo pubblicato due versioni dello stesso video, una interamente in italiano e sarebbe questo video, e una seconda italiana ma tradotta in francese da Mr. Discret ed è presente sul canale di Mr. Discret, dove troverete il link nella descrizione. Ascolto. Benissimo, adesso andremo a scegliere la ricetta giusta tra i primi piatti. Lasagne con ricotta e noci. Qui, come potete vedere, stanno scritti gli ingredienti. Mentre qui troviamo la preparazione del pasto. Qui invece troviamo il tempo misurato in questi 3 gradi e qui il costo. Bene, possiamo iniziare. Dosi per 6 persone. Per le lasagne 300 grammi di farina, 3 uova, un pizzico di sale. Per il condimento 30 noci, 400 grammi di ricotta romana, 80 grammi di parmigiano grattugiato, 4 cucchiai di olio d'oliva, 50 g di burro, un bicchiere scarso di latte, uno spicchio d'aglio e sale. Bene, procediamo con la preparazione. Preparate le lasagne. Setacciate la farina a fontana sulla spinatoia. Rompetevi al centro le uova, salate e lavorate bene l'impasto. Formate una palla. Avvolgetela in un foglio di carta d'alluminio e lasciatela riposare per 30 minuti circa. Nel frattempo preparate il condimento.
Fateli cuocere, pochi alla volta, in acqua bollente salata e poneteli a mano sopra un telo inumidito. Salsa di noci. Adesso scegliamo un dolce. Faremo questo. Gelato di amaretti. Per 6 coppette, litro di latte, 120 grammi di amaretti, bicchierino di liquore all'amaretto, un cucchiaino di essenza di vaniglia, 6 tuorli d'uovo, 200 grammi di zucchero, 2 cucchiai di mandorle fresche, 150 grammi di panna montata. Bene, continuiamo con la preparazione. In un pentolino insieme con l'essenza di vaniglia. Battere i tuorli in una casseruola insieme con lo zucchero fino a renderli bianchi e spumosi. All'amaretto, le mandorle sbucciate e tritate finemente. Ultimo, gli amaretti pestati fino a ridurli in polvere. Versate sul miscuglio, sempre mescolando il latte fatto scendere a filetto. Quindi ponete il recipiente su fuoco dolcissimo e lasciate addensare la crema.
Toglietela dal fuoco e fatela raffreddare mescolandola spesso. Versate la preparazione nella gelatiera e procedete seguendo le istruzioni allegate all'apparecchio. Servite il gelato di amaretti e mandorle nelle coppe singole e guarnitele con ciuffetti di panna montata. Prossimo video.